Amici di Padre Pio TV, alle mie spalle Sant'Anna. Sant'Anna è la patrona di Staiti. Staiti è un comune della provincia di Reggio Calabria. Sì, perché con le nostre telecamere oggi siamo venuti in questo luogo per riprendere i festeggiamenti in onore di questa santa della Chiesa Cattolica. Quindi, seguiteci. Incontro il sindaco di Staiti, Giovanna Pellicano. Allora, sindaco, grazie per l'accoglienza, veramente un paese che ci sta dimostrando appunto tanto tanto calore. Ma Staiti oggi come vive? Cioè, che paese è? Allora, è un paese di 209 anime, quindi un paese con una popolazione molto, molto povera in relazione ai numeri. Però è una popolazione viva, attiva. In questo momento siamo in un particolare momento dell'anno che è la festa di Sant'Anna, dove molte tradizioni, l'attaccamento al rito religioso fa rivivere il borgo con i rientri da parte di tutte le persone che vengono da fuori. Ovviamente quest'anno i rientri sono stati molto più risicati perché comunque l'emergenza Covid ha determinato l'impossibilità per alcuni di poter rientrare perché non avevano le ferie, altri per non poter rientrare per altre ragioni. È una popolazione che in questo momento vive un momento particolare con la festa di Sant'Anna. Quando noi festeggiamo Sant'Anna un po' anche rievochiamo quelli che sono i sentimenti religiosi legati alla tradizione e non solo quella religiosa, anche un po' quella legata alla nostra tendenza a voler legare il culto religioso a dei momenti critici. Oggi siamo nella fase della pandemia, mi rievoca i racconti di mia nonna di quando magari nei periodi di crisi, di siccità, veniva invocato l'intervento del santo e Sant'Anna veniva portata in processione al di fuori del suo periodo prestabilito dal calendario canonico, appunto per andare a celebrare questo, per chiedere l'intercessione del santo, laddove appunto magari veniva invocata la pioggia e magari dopo la processione magicamente la fede portava ad un risultato, quindi la terra da arida diveniva di nuovo bagnata dall'acqua e quindi fertile. Tu rivesti questa carica da quanto tempo? Dal 2017? Dal 2017, sì. Primo sindaco donna del paese. Ahimè, perché veramente ci è voluto troppo tempo per arrivare ad avere un sindaco. Questo è un vantaggio oppure uno svantaggio? Allora, essere sindaco donna. Alle volte è un vantaggio, perché comunque diciamo che forse anche un po' per carattere abbiamo la tendenza noi donne di riuscire a trovare l'accordo e di poter dialogare un po'. Perché la nostra cultura, anche per come veniamo cresciute, ci impone anche questo, la mediazione. Ed è un vantaggio, alle volte è uno svantaggio perché non ci possiamo prendere in giro, il ruolo della donna, in quanto donna, alle volte viene anche contestato nella sua validità. Questo è il lato negativo, diciamo. Ma dal punto di vista amministrativo, ecco, fare il sindaco di un comune come Staiti, dove sicuramente le risorse economiche non sono rilevanti, dove i problemi sono diversi, anche se magari sì, il comune è piccolo, però è tutto proporzionato. Ecco, quanto è difficile fare l'amministratore in un comune come questo? È difficile solo alle volte. In una regione, tra l'altro, sicuramente non ricca, no? Questo, diciamo, noi siamo in realtà molto ricchi come regioni, questa cosa non ne abbiamo preso consapevolezza. Noi abbiamo una regione ricca di beni, ricca di territori e purtroppo però non abbiamo mai assunto questa consapevolezza, cioè la consapevolezza di essere ricchi e continuiamo alle volte a ragionare come se non avessimo niente e non è così.
La nostra regione alle volte viene ricordata solo per questioni negative che non voglio nemmeno citare, perché il fatto stesso che alle volte si accosti il nome di una regione alla negatività di un evento o di un fattore fa di tutto un erba un fascio, e questo non è accettabile al giorno d'oggi, perché la Calabria è fatta di brave persone, di oneste persone che lavorano come hanno lavorato molti altri e che lavorano alle volte con ancora più fatica, perché devono lavorare in un ambiente ostile, e questo non va dimenticato. Sindaco, io veramente ti ringrazio. E proprio con l'intervista del sindaco noi abbiamo voluto iniziare questo servizio, servizio che ovviamente ancora continua, perché vi faremo conoscere le bellezze di Staiti e poi ovviamente la festa di Sant'Anna. Grazie, grazie sindaco. Incontro piacevolmente Don Ivan Jacopino, allora parroco di questo bel paese della provincia di Reggio Calabria. Allora partiamo subito, Don Ivan, parlando di Sant'Anna, questa figura bellissima insomma, che richiama anche in questo paese ogni anno tanti devoti. Le notizie che abbiamo circa la figura di Sant'Anna sono delle notizie che reperiamo fuori dalla tradizione biblica, poiché appunto nelle Sacre Scritture, in particolare nei Vangeli, di Sant'Anna non c'è quasi traccia. E tuttavia il protovangelo di Giacomo in modo particolare ci parla di questa figura che ha interessato sin dai primi secoli generazioni di cristiani, perché è la mamma, assieme a Gioacchino, il papà, della Vergine Maria. Di Sant'Anna appunto abbiamo poche notizie. Le notizie che abbiamo dall'archeologia provengono da un'abitazione che si trova a Gerusalemme, a poche centinaia di metri dalla piscina probatica, in cui Sant'Anna e San Gioacchino, secondo la tradizione, hanno vissuto e sono stati sepolti. Alla fine del 1800 alcune ricerche archeologiche hanno accertato che quello è il luogo dei genitori della Vergine Maria. Per questo motivo la figura di Sant'Anna e di San Gioacchino, queste due figure così belle e così misteriose, sono entrate nel culto cattolico, in particolare della Chiesa Latina, durante gli anni del Medioevo. E si è instaurato qui a Staiti questa appunto bella devozione, probabilmente in seguito anche al legame che c'è con la tradizione bizantina. Un culto quindi particolarmente sentito anche qui a Staiti nei confronti di Sant'Anna, ma una tradizione, parliamo proprio di questa tradizione religiosa, com'è caratterizzata? Ecco. I giorni della novena, che iniziano il 16 luglio, solitamente vengono vissuti nella poco distante chiesa di Sant'Anna fino al 24 luglio. La sera del 24 luglio, in notturna, la venerata effigie di Sant'Anna viene trasferita in questa chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Vittorie, e in seguito il giorno 25 e il giorno 26 viene venerata qui in paese. Il 26 luglio in particolare, dopo la messa solenne delle ore 11, c'è la cosiddetta processione di mezzogiorno, dove la santa gira una parte delle vie del paese e poi la sera, dopo la messa delle 18:30, viene riportata giù nella sua chiesa di Sant'Anna con una processione che conclude i festeggiamenti. Quest'anno però, purtroppo per l'emergenza sanitaria in corso, ovviamente i festeggiamenti saranno articolati in maniera diversa. Nello specifico come, Don Ivan? Ci siamo trovati a dover affrontare alcune criticità e in stretta sinergia col sindaco, con le autorità anche militari, abbiamo previsto qualche cambiamento. Quest'anno, rompendo la tradizione, abbiamo trasferito in forma privata la statua, il venerato simulacro di Sant'Anna, dalla chiesa di Sant'Anna alla chiesa parrocchiale, perché la chiesa di Sant'Anna è molto più piccola, la chiesa parrocchiale ha una capienza diversa e poi c'è un grande piazzale
laterale qui davanti che consente anche una maggiore affluenza di popolo in sicurezza visto le norme anti-Covid. Quest'anno in via straordinaria soltanto le celebrazioni eucaristiche verranno appunto officiate in questa chiesa, quella solenne delle 11, con un maxi schermo all'esterno che consentirà anche a coloro che non riescono ad accedere alla chiesa di seguire le sacre funzioni, e il pomeriggio alle 18:30 fuori in piazza. Alle 21, prima di riporre il simulacro della Santa che verrà esposto sulla porta della chiesa, ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico, segno di gioia insomma per la chiusura delle celebrazioni. Io ti ringrazio Don Ivan per l'accoglienza che ci hai dimostrato, e devo dire che Staiti ha un buon pastore della Chiesa Cattolica, appunto come Don Ivan Jacopino, oltre che ad un bravo sindaco. E ancora continuate a seguirci qui da questo comune della provincia di Reggio Calabria. Pensate un po', a Staiti c'è anche una campionessa, la campionessa di calcio al 5 femminile, Marcella Violi. Esatto. Che si è cresciuta in questa piazza dove siamo adesso. Esattamente. E che vive a Staiti ancora. Viva Staiti. La però passione per il calcio è partita da Staiti, cioè nel senso... È iniziato proprio in questa piazza con i bambini del posto, l'unica ragazza che giocava in mezzo ai maschietti. Però una passione talmente grande che l'ho portata avanti. Infatti sono riuscita ad arrivare nel giro della nazionale e gioco in Serie A nella squadra del Rea Statte. Beh, che dire, veramente una soddisfazione per questo paese, perché a Staiti e da Staiti escono fuori anche dei talenti, come appunto quello, come il talento di Marcella. Una giovane ragazza a Staiti come vive? Cioè nel senso, ti piace vivere in questo paese? Tantissimo. Io di solito mi trovo fuori per la mia stagione sportiva, studio fuori, mi sono laureata anche in scienze motorie, adesso sto facendo la specialistica, però appena ho pochissimi giorni rientro subito qui perché si sta davvero bene. Allora, faccio vedere qualcosa, Marcella. Una vai. Bicicletta, dai. Ok. L'aspetto più bello della festa di Staiti è il ritrovarsi dopo un anno con tutte le persone originarie del paese, che però vengono da fuori e non soltanto dall'Italia, quindi dal nord Italia, dalle varie parti d'Italia, bensì addirittura anche da paesi stranieri. Quindi tutti gli anni ci si ritrova qui e il paese si ripopola. Sant'Anna è la mamma. È la mamma di tutti. Cioè ogni anno sembra uguale la festa, però le emozioni sono sempre un po' diverse, perché c'è qualcuno che manca, qualcuno che lo vedi, l'avevi visto piccolino e lo rivedi grande, quindi ti suscita emozioni sempre forti, il cuore entra in una centrifuga, è qualcosa di inspiegabile. Io la prima volta sono arrivato a Staiti nel 1959, perché sono venuto per lavoro e ho trovato la mia moglie, quella che è diventata mia moglie, sposata nel 70. E da allora tutti gli anni, come dicevo, da 51 anni che io vengo a Staiti
per cui sono affezionato, anche perché mia moglie a tutt'ora la faccio contenta venendo a Sant'Anna. Io il primo ricordo che ho di Sant'Anna è quando è stata restaurata la prima volta, che l'hanno portata su lungo la strada provinciale, e mi ricordo mia nonna che mi faceva camminare sui muretti della strada dietro Sant'Anna. Sant'Anna è stata sempre la festa dei bambini. Staiti è sempre stato pieno di bambini. Almeno nel periodo di Sant'Anna è sempre stato pieno di bambini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Abbiamo imparato a distinguere il bene dal male in questi anni di vita, chi è più grande, chi è più piccolo, chi è bambino, chi è giovane, chi lavora, chi studia, chi è anziano. Siamo certi di aver imparato a distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Come in casa nostra abbiamo chi ce l'ha, la cassaforte o comunque un posto nel quale teniamo le cose più preziose, così la nostra vita deve custodire nel posto più nascosto, più intimo, la certezza che Dio è con noi, sempre. Soprattutto quando la testa ci fa dire dove sei, c'è. Questa è fede, non è una certezza umana, è fede. Bisogna buttarsi nel mistero, nell'abisso, di dove, come andrà, mi fido. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La preghetta della tua.
Allora, Sindaco, i festeggiamenti si stanno quasi per concludere, i festeggiamenti in onore di Sant'Anna. Tutto è andato per il verso giusto, possiamo dire, vero? Sì, è andato tutto bene, un'organizzazione impeccabile, in maniera anomala, ma abbiamo festeggiato e questo è stato importante. Importante perché è un messaggio positivo che diamo ai nostri concittadini che non vivono qui a Saiti, che vengono da fuori, che quest'anno non sono potuti venire, e quindi gli mandiamo un messaggio di speranza, un messaggio di rivederci presto, di poter festeggiare nuovamente insieme, liberamente, senza vincoli. Questi vincoli dettati dall'emergenza Covid sono stati, diciamo, in qualche modo, per certi versi anche frustranti, ma nella gioia e nella speranza siamo riusciti a fare qualcosa di positivo, quindi impeccabile l'organizzazione da parte delle autorità religiose e non. E sicuramente, ovviamente da parte anche dell'amministrazione comunale di Staiti. Sindaco, io le do un arrivederci al prossimo anno, perché questa festa è veramente molto bella e noi sicuramente ritorneremo anche nel 2021 per riprenderla con le nostre telecamere. Quindi un arrivederci e grazie per la meravigliosa accoglienza. Arrivederci a lei e grazie di tutto. Arrivederci a tutti.